Oh, bene amici, l'altra puntata, nella prima puntata abbiamo visto come lavorare l'immagine in Lightroom, quindi vi ho fatto vedere come il tipo di lavorazione che faccio io, l'esportazione, lavorare un po' sulla nitidezza, qualche contrasto. E adesso, visto che vi avevo già parlato l'altra volta che la fotografia era fatta in focus stacking, quindi ho fatto tre scatti con messe a fuoco diverse, adesso vi faccio vedere un attimino come lavorerò la parte in Photoshop, che secondo me è quella un po' più interessante. Allora, qua vedete il risultato finale, questa è la parte finale dove addirittura ho messo anche la parte della nitidezza, ve la farò vedere dopo, un piccolo filtro fotografico e il logo. Da cosa partiamo? Partiamo dalla foto nuda e cruda, che è questa qua. Ora, senza quindi tralasciando tutta la parte del ritaglio che ho fatto, perché sennò ci perdiamo veramente più di un'ora a andare a riportare tutto quanto, io la scelta del ritaglio l'ho fatta semplicemente perché, come vi dicevo già nella prima puntata o comunque anche in un piccolo video che ho fatto esternamente, non ero convinto dell'inquadratura. Io ho inquadrato in maniera troppo grandangolare e quindi non riuscivo a dare il dettaglio che volevo e comunque il risultato mi sembrava troppo dispersivo. Quindi ho pensato poi alla fine, quindi ho fatto prima tutta la lavorazione o comunque una buona parte della lavorazione, poi mi sono reso conto che l'inquadratura sarebbe stata migliore così. Infatti, come dicevo già nell'altro video, avrei dovuto inquadrare direttamente in questo modo qua. Tralasciando quindi questa parte, veniamo al discorso del focus stacking. Quindi io vi faccio vedere questa immagine qua solo per farvi capire come lavorerò in focus stacking, perché alcuni di voi mi hanno chiesto se uso dei plugin o meno. Ho provato a usare dei plugin ma non mi hanno soddisfatto più di tanto. Allora, la prima cosa che faccio quando c'è un focus stacking è lavorare appunto sul focus stacking. Poi, quando ho l'immagine finita con tutta la parte messa a fuoco, mi metto a lavorare con i neri, con le nitidezze, con le luci, con i contrasti, eccetera. Questo è il primo scatto dove il fuoco, se voi vedete, è nella parte frontale, vedete? Quindi tutte le prime praline sono a fuoco. Andando verso il fondo, cominciamo a perdere un po' di nitidezza, ok? Allora, sempre facendovi vedere sempre in maniera abbastanza rapida per non perdersi troppo, io lavoro in questo modo qua. Apro la prima, che è quella della base, dove metto a fuoco la prima parte, e metto una guida dove più o meno penso possa andare a perdersi il fuoco, secondo me la nitidezza, che più o meno è a questa altezza qua. Chiaramente prima lavorando in zoom ho visto che più o meno la nitidezza va a perdersi in realtà da qua in poi. Però io lo metto qua più o meno perché poi con il secondo scatto so già che da questa parte in poi sarà più a fuoco. Ok? Quindi vado a prendere un'altra delle mie immagini, che è la seconda. E questa è una parte molto importante. Quando la inserisco, non so se avete notato, la seconda foto è leggermente più piccola. Perché cambiando il fuoco, anche senza spostare la macchina, cambia un attimino, cambiando la messa a fuoco, cambia la dimensione, cambia un pochino la prospettiva. Allora, cosa succede? Succede che se io la inserisco direttamente così, mi ritroverò tutti i soggetti un pochino più piccoli. Quindi, quando vado a togliere la parte non a fuoco, non combacerà nella maniera giusta. Con il tempo, io ho iniziato a prenderci la mano e ho capito che lavorando più o meno, quando lavoro con tre scatti, devo mettere l'1% in più. Quindi io faccio più 1 e più 1 e mi ritrovo a circa la stessa dimensione. Porto l'opacità a circa il 50% e vado a vedere se è tutto a posto. No, adesso in questo caso siamo un pelino fuori, vedete? Allora io modifico trasformando ancora di 1,050. 0,30. Ok, forse anche meno.
Una volta che voi avete quasi l'immagine quasi perfettamente a posto, la dovete magari spostare un pelino. Ok, e così siete quasi a posto. Riportate al 100% e andate a cancellare. Non preoccupatevi se non va perfettamente sopra, perché adesso io, vedete, tutta questa parte qua lo andrò a cancellare. Ovviamente non vi faccio vedere tutta la lavorazione, ma vi faccio vedere un attimino in velocità, durezza più o meno al 50%, la dimensione del pennello la guarderete in base alla dimensione della vostra immagine, vedete? E andate a cancellare l'immagine di sopra, che in realtà è quella parte non a fuoco, vedete? Se volete fare una cosa più rapida e un po' più precisa, andate a cancellare tutto quello che è questa parte qua, che sarà la parte non a fuoco. Ok, vedete? Non usate pennelli troppo duri, perché con un pennello troppo duro rischiate di vedere poi il taglio netto fra un'immagine e l'altra, e questa cosa non deve accadere. Ora vi ripeto, sto facendo un taglio molto spartano. Ok. Però se voi andate a vedere la differenza, vedete in questa parte qua, dove c'è questa parte qua, vedete che prima non era perfettamente a fuoco. Vedete com'è a fuoco adesso? Qui, questi cioccolatini qua, qua non erano a fuoco, qua invece lo sono. E anche gran parte della scatola prima non era a fuoco, ora lo è. Vi ripeto, la lavorazione è decisamente più complessa e più lunga. Anche le dimensioni quando ho fatto l'ingrandimento, per farle combaciare devono cercare di combaciare decisamente bene. C'è un po' di scalino a volte, non ci sono grossi problemi, perché poi alla fine non si nota, però cercate di lavorare nel miglior modo possibile e in maniera pulita. Io adesso non vi faccio vedere tutta la lavorazione, perché ci sarebbe una mezz'ora buona per andare a lavorare in questo senso. Niente, se stessa cosa si va a fare per la terza immagine, cosa che si potrebbe anche non utilizzare in questo caso, però io sono voluto andare a mettere questa parte qua che non era perfettamente a fuoco. Questa parte qua, con il terzo scatto, abbiamo risolto il problema. Infatti, se andiamo a vedere in questo scatto qua, vedete, siamo perfettamente a fuoco, siamo perfettamente nitidi e puliti. Vedete che nitidezza che c'è in tutta l'immagine. Per esempio, vedete qua, questo è stato un mio errore sul riflesso, perché ho lavorato in focus stacking, nessuno se n'è accorto, però guardando il file originale, ingrandendo di molto, questa parte qua me la sono persa nel riflesso. Fate molta attenzione, perché questo è uno dei grandi problemi lavorando a mano. Viene un risultato migliore rispetto ai vari plugin, alle cose automatiche, perché siete voi a decidere la parte che volete lasciare a fuoco, le parti più nitide. Potete scegliere i pennelli che volete, più morbidi, più duri, nelle varie dimensioni. Però chiaramente dovete fare attenzione a cosa portate via e a cosa lasciate, e quindi ci vuole molto tempo e dovete essere molto puliti e precisi. Detto questo, quindi chiudiamo questa parte qua per evitare di incasinarci la vita, restiamo al nostro ben amato lavoro finale. Allora, togliamo tutti i vari livelli che ci sono, e vi faccio vedere una delle cose che... come lavoro io quando ho bisogno di avere un'immagine finita molto contrastata e ben delineata. Allora, partiamo da un presupposto. Sono contento di aver fatto questa foto, scusate, sono contento di aver fatto questo video, di aver registrato questo video un po' di tempo dopo il primo video, perché durante questo lasso di tempo ho avuto modo di
studiare per quanto mi è stato possibile in queste poche settimane e mettere in pratica il multiscatto, che era una tecnica che conoscevo solo di nome, non avevo mai messo in pratica e non pensavo che fosse così efficace. È una tecnica che penso conoscano in molti. Comunque, brevemente, la tecnica del multiscatto, come in questi casi qua, serve ad illuminare più punti dello stesso fotogramma, della stessa scena, cambiando i punti luce e mantenendo la macchina fotografica sempre allo stesso punto. Io avrei dovuto utilizzare la tecnica del multiscatto, come mi è stato suggerito, e come del resto poi ho capito con il tempo. Anche perché io facevo questa lavorazione poi mascherando le luci, alzando le alte luci a porzioni sull'immagine, però certo l'immagine finale poi viene comunque bene, però non nello stesso modo in cui sarebbe venuta con il multiscatto. Quindi avrei dovuto fare uno scatto magari dedicando l'illuminazione alla scatola. Uno dedicandola al riflesso con le ombre e una dedicandola a tutte le parti delle porzioni di queste praline, quindi magari le praline più scure con una determinata tipo di luce o di riflesso, per esempio con dei cartoncini bianchi o con dei pezzi di alluminio, e altre illuminazioni, magari illuminazioni spot con delle torce sulle parti dei chicchi di caffè, sul pistacchio, lavorando sui riflessi sotto le cartine. Sul riflesso della serigrafia del logo. Questa sarebbe stata una tecnica decisamente più efficace, poi con una lavorazione fusa in Photoshop e lavorata in un certo modo. Non l'ho fatto perché non conoscevo ancora l'efficacia di questa tecnica, la farò più avanti, anzi non vedo l'ora di poterla usare nei miei prossimi lavori commerciali. Però adesso vi faccio vedere quello che è poi la lavorazione che avrei poi comunque fatto con Photoshop. Allora, questa è sempre un discorso di messa a fuoco che ho aggiunto io perché non mi soddisfava. Questo è lo scatto finale. Allora, il risultato finale è dato da una lavorazione che adesso vi faccio vedere a grandi linee con due semplici strumenti, strumento scherma e strumento brucia. Io di solito parto con lo strumento brucia, selezioniamo il livello, scelgo un pennello abbastanza morbido. Allora, quando la dimensione del pennello è piccola, io tengo al massimo la morbidezza se voglio che ci siano delle sfumature. Tengo sempre tolgo il proteggi tonalità, quindi lo deflaggo e lascio un'esposizione che varia dal 3% al 10%. Di solito non supero mai il 10% come soglia di esposizione, perché comunque l'effetto brucia è decisamente forte e scelgo come intervallo le ombre. Cosa succede? Succede che a differenza della classicazione nell'aumentare i neri, aumentare i bianchi, aumentare le luci, aumentare le ombre, vado a lavorare sulla porzione che voglio io, come per esempio in questo caso voglio lavorare su questa cartina qua e aumentarne la colorazione, aumentarne le ombre, vedete? Io vado a mano, ok? Qua è più largo, allora aumento un pelino il pennello. Qua per esempio voglio fare qualcosa con una durezza maggiore, allora porto più o meno a metà, diminuisco il pennello e vado a lavorare su quelle che sono le linee più fini, vedete? Cosa succede? Succede che enfatizzo, qua mi allargo, vedete? Enfatizzo quelle che sono le parti di ombre che voglio enfatizzare. E sono io a decidere, sono io a scegliere qual è la parte che mi interessa di più. Adesso questa è già lavorata, quindi la sto praticamente enfatizzando troppo, però è per farvi vedere che ci sono poi delle lavorazioni. Chiaramente quando fate questo duplicate il livello, lavorate sempre su un livello copiato, ma è sul livello originale, create più livelli.
e abbiate la pazienza, vedete, come se fosse un dipinto, di lavorare a vostro piacimento sulle ombre che volete voi. Ok? Così. Quando vi riterrete soddisfatti di questo tipo di lavorazione sulle ombre, io di solito lavoro al 30-40% sulle ombre, poi mi fermo, guardo la lavorazione in pieno, guardo se sono soddisfatto o no, se non lo sono, torno a rilavorare sempre sulle ombre. Quando penso di essere a un punto abbastanza buono, il lavoro mi soddisfa, faccio il contrasto, ovvero vado a cercare scherma. Ecco, la scherma è tutt'altra cosa. Si scherma con un intervallo luci, sempre via protegge tonalità. L'esposizione varia dai 20 al 50%, dipende sempre da che tipo di scatto volete andare a fare. La parte della scherma alza le luci, vedete? Attenzione con lo scherma, perché se schermate troppo i bianchi rischiano di bruciare e diventano giallastri, vedete? Cioè, se io faccio così troppo, adesso sto facendo così apposta, vedete? Diventa rosso perché rovinate quello che è il marrone, tutto ciò che sono le sfumature. Ok? Quindi dovete sempre fare attenzione a mantenere un'esposizione con una percentuale che più vi aggrada, ma che sia anche giusta per l'immagine su cui state lavorando, perché se lavorate con un dark mood potete lavorare con esposizioni più ampie, più alte. Se lavorate con total white o comunque dei bianchi e delle luci molto forti, fate attenzione, lì è il contrario. Lì dovete lavorare con le ombre più marcate e fare attenzione con le alte luci, perché rischiate di bruciare tutto. Per esempio, qua ho lavorato molto su questa parte qua, perché qua era decisamente più scuro. Vedete com'era? Beh, a parte che qua adesso siamo. Ok, vedete com'era? Così ho elaborato tutta la parte di chiaro, che questa è la parte che avrei dovuto fare in multiscatto e illuminare bene questa porzione qua, bene queste porzioni qua, creare bene le ombre e poi in un secondo momento lavorare bene poi in post-produzione, però avere già una base decisamente più pulita e fatta nel migliore dei modi. Vedete che qua ci sarebbe ancora da alzare un po' le luci. Ok. Quindi questo è sostanzialmente quello che io faccio quando lavoro. Quando lavoro su uno scatto sia dark che total white, una qualsiasi tipologia di scatto. Enfatizzo quelle che sono le ombre e le luci. Quando mi ritengo abbastanza soddisfatto, lavoro poi su quello che è lo sfondo, come in questo caso, dove ho lavorato sulla parte del nero, dove ho aumentato qua vedete tutte le parti, io perché poi ho l'abitudine di raddoppiare sempre i livelli per evitare di perdermi dei pezzi. Vedete qua, allora vi faccio vedere in questo. Tutta questa parte di riflesso qua che non mi piaceva, dove si vedeva il cartoncino, e tutta questa parte qua non mi piaceva. Allora cosa ho fatto? Sono andato a creare un nuovo livello che ho scurito di nero e poi successivamente sono andato a eliminare tutte le parti che mi davano problemi e poi qua ho proprio enfatizzato al massimo luci e ombre. Vedete, questo è proprio l'ultimo, dove ho eliminato questi cioccolatini qua, che erano praticamente, se vi ricordate, parte porzione del ritaglio iniziale, perché lo scatto, come avete visto prima, era in pieno con tutti i cioccolatini. Poi non mi era piaciuto, allora l'ho chiuso, ho fatto una sorta di close up e sono andato a eliminare quelli che mi sono rimasti, eliminandoli con del nero. Ho enfatizzato maggiormente luci e ombre e qua ho dovuto usare questo logo qui a specchio, anche se a specchio non si dovrebbe mai fare con riflesso in Photoshop, però il logo è piccolino, quindi non ci sono grosse problematiche. Ho eliminato tutta la parte in più che praticamente si sdoppiava, il problema era quello, se no l'avrei mantenuto, però avendo utilizzato uno specchio, tutto ciò che è testo mi dava quell'effetto ghost che fa il
che fa lo specchio con praticamente sì, lo specchio, il flash rimbalza sullo specchio e crea questo effetto ghost che dà fastidio, può dare meno fastidio nell'immagine, ma dà più fastidio nella parte di loghi, testi e quant'altro. Allora, cosa ho fatto? Ho tagliato la testa al toro e l'ho eliminato, ho ribaltato il logo principale e l'ho messo a specchio, così ho utilizzato, l'ho messo pulito, che non avesse nessun riflesso ulteriore. Poi ho sdoppiato nuovamente il livello, ho aumentato ancora un pelino la luce e quello che sono anche le parti dei neri. Ho aggiunto un filtro fotografico un po' più caldo, perché mi sembrava un pelino troppo fredda, l'avevo raffreddata un po' troppo, quindi per aumentare un po' quello che era il colore del cioccolato l'ho riscaldata un attimino. E poi volevo farvi vedere questa cosa che ho già spiegato un paio di volte sul gruppo, che è quella della nitidezza. Come si fa la nitidezza? Adesso vi faccio vedere. Voi praticamente selezionate l'ultimo livello che vi interessa, lo moltiplicate con Ctrl J, Ctrl I lunga, andate su filtro, andate su altro, accento a passaggio. Ok, e scegliete il raggio che a voi interessa. Quindi se volete dei bordi più spessi, non andate mai troppo, qua è troppo. Cercate sempre di mantenere, ecco, un raggio abbastanza netto, perché più abbassate i numeri, più il raggio, quindi la nitidezza sarà tagliente, sarà dura. Più aumenterete e più l'effetto sharp sarà ammorbidito, quindi servirà ben poco. Io tendo sempre a tenerlo così, che si veda a malapena, si vedano solo ed esclusivamente delle linee molto taglienti. Faccio ok e poi scelgo come metodo di fusione luce soffusa. Nella maggior parte dei casi è luce soffusa, ci sono dei casi in cui uso sovrapponi, in questo caso è molto forte anche perché dà fastidio. Vedete com'è forte anche solo per quanto riguarda la scatola, è molto duro e dà fastidio, quindi consiglio di lasciare un luce soffusa. Se per voi è sempre troppo rigido e troppo nitido, non c'è problema, lavorate con la nitidezza, scusate, con l'opacità. E andate a scegliervi l'opacità che vi interessa, per avere il vostro tipo di nitidezza finale. Mi raccomando, fate attenzione a lavorare con questo filtro, con questo piccolo escamotage, perché deve essere fatto nella maniera giusta, altrimenti viene un po' come quando si fa una pulizia del viso e si eccede troppo, diventi spiallato che non si vedono neanche i nasi. Qua se lavorate troppo con la nitidezza, vi ritrovate con un effetto artefatto che dà fastidio. E non è tutt'altro che bello da vedere con questa forte nitidezza. Cercate di lavorare un po' con cognizione in base alla vostra qualità dell'immagine, in base anche alla grandezza del vostro file, perché se avete un file 7000x5000 pixel, il raggio della nitidezza varierà tra i 5 e l'8%, come nel mio caso. Se avete un'immagine che varia da 3000 pixel lato lungo, dovete lavorare l'1, 2, 3%, perché se andate già al 7-8% vi ritroverete quell'effetto che vi ho fatto vedere prima. Questa è praticamente l'ultima parte della lavorazione che sostanzialmente ho applicato a questo scatto qua. Ecco, sono andato a lavorare anche in quello che sono i dettagli più piccoli, che sono i difetti, dove tutte le parti della polvere che erano rimaste nello specchio, per esempio qua ne abbiamo ancora. Adesso vi faccio vedere come tolgo, ma a parte che è una delle parti più semplici, andare a togliere le porcherie. Io lascio la durezza al minimo, quindi un pennello molto morbido per evitare che non si creino aloni. Vedete? Lavoro con un effetto tipo sfumatura per avere tutta la parte di quello che sono i difetti, i pelucchi, i semini, e chi più ne ha più ne metta in scatti di questo genere, soprattutto quando si lavora con qualità alte, magari si vanno a stampare o si mettono
in situazioni dove ci sono degli ingrandimenti, dei banner, e poi alla fine, quando li vedete ingranditi, trovate di tutto, no? E quindi io consiglio sempre: lavorate sì con ingrandimento, cioè a tutto schermo, per vedere com'è la vostra immagine, come, se il ritaglio è giusto, se vi piace come è stata, se le luci sono bilanciate, se le ombre le avete utilizzate nella maniera giusta, le state enfatizzando bene, avete tutti i riflessi e quant'altro. Però poi, prima di salvare l'immagine, mi raccomando, zoomate, 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 andate a vedere cosa c'è a fuoco, cosa no, se avete tralasciato qualcosa e soprattutto se i vari dettagli, che possono essere degli errori, delle cose brutte da vedere in stampa, si vedono. Allora, se si vedono e ci sono delle cose che non vanno bene, cercate di elaborarle nel migliore dei modi per poi avere un file quanto più pulito possibile. Voilà. Nitidezza finale, filtro fotografico in questo caso per scaldarlo un attimino, anche perché poi durante i primi step vi concentrate su tutta la parte vabbè, del focus stacking, della nitidezza, perlomeno io faccio così. Poi, una volta che ho lavorato con le luci e con le ombre, cerco di capire se l'immagine è troppo calda, è troppo fredda, anche perché non sempre puoi fare il bilanciamento del bianco in maniera pulita, perché ci sono delle situazioni dove magari tu vuoi andare a scaldare una determinata porzione dell'immagine perché vuoi la scatola, come in questo caso, tutta nera, di un nero pulito e con una luce fredda, e vuoi magari non sei riuscito a gestire la luce mista o non ci hai pensato, puoi andare a scaldare magari quelle che sono le zone più illuminate della parte del cioccolato, perché vuoi che il cioccolato vada più sul giallo, o magari ci sono delle parti con della frutta o delle cose che hanno bisogno di una luce un po' più calda. E quindi, lavorando in porzioni e lavorando con dei filtri, ti può aiutare in questo senso. Voilà, logo finale e poi salvataggio. Chiaramente salvatelo sempre in alta risoluzione, al massimo della risoluzione. E io poi, quando carico l'immagine su Facebook, anche lì ho letto un sacco di post dove non si riesce mai a capire come mai la nitidezza vengono distrutte da Facebook. Io sinceramente questo problema ce l'avevo quando avevo la prima Canon, che avevo la 7D. Adesso ho cambiato ma sia con la Pentax, ma anche con la Fuji, che comunque è pur sempre una PSC, anche se ha dei file a mio avviso meravigliosi. Non trovo questa problematica, e soprattutto quando salvo lato lungo 2000 pixel e non vedo tutto questo problema sulla distruzione dell'immagine. Certo, non è nitida come la vedete in questo caso qua, come la vedete su file di alta risoluzione, che magari sono 50, 60, 100 mega, perché carichi un file da 700K, comunque sotto il mega. Però, per essere un file da social, su un social network, trovo che comunque le mie immagini non risentano dell'effetto distruzione da parte di Facebook, ma anche da parte di Instagram, ma comunque degli algoritmi di quello che sono i social network. Bene, amici, spero di avervi illuminato per quanto possibile secondo i miei lavori, e vi saluto e ci vediamo prossimamente con una nuova puntata, questa volta con me in visione, quindi non sarà più post-produzione, ma faremo qualche bella puntata di set. Ho già qualche bella idea. Vi ricordo, iscrivetevi sempre al canale, attivate le notifiche, fatemi crescere e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, alla prossima!